storia di Falstaff è la storia di un ser, di un cavaliere, una persona che è decaduta, ahimè, non c'aveva più soldi, vive di espedienti e questi espedienti lo portano a cercare anche degli escamotage e poi becca anche delle botte, insomma, alla fine. Maradio, le salvatorio del cuore. La via più brava, raggi di specchio storia su me, su me. La trama di Falstaff è la trama di una burla. È la trama di una burla che viene, diciamo, innescata da me e poi mi ritorna tutto addosso, capito? Falstaff is also about class conflict. So you have someone like Ford, who is unbelievably wealthy, who, however, has no poetry and no imagination, who is replacing, if you like, the romantic aristocratic past. Falstaff is a social comedy. It is perhaps the social comedy. But there are moments when we go away from this and Verdi becomes more abstract. Il messaggio finale di Falstaff, innanzitutto Falstaff è l'ultima opera di Verdi. È il suo testamento finale. E tutto nel mondo è burla significa che ride bene chi ride ultimo. E basta. There's a sense where we actually come away from the story and there's a sense of recognizing our common humanity, in this case how ridiculous we all are. That we have to accept this and celebrate it. A very personal piece and a remarkable achievement that Verdi at this advanced stage could reinvent himself and write something which was unlike anything he'd ever written before.